Ciao a tutti i lettori di Lega Nerd, ma questa volta anche ai marziani, ai mutanti, perché siamo all'anteprima del film Life. Siamo all'anteprima del film Life che abbiamo seguito un po' in giro per il mondo. Siamo andati prima a Londra, all'anteprima europea. E oggi invece, come potete vedere qui da questi oggetti sferici di cui non conosco bene l'utilizzo, siamo all'ASI, all'Istituto Italiano Aerospaziale, dove c'è stata una presentazione proprio stellare del film, perché c'è stato un collegamento con l'astronauta Paolo Nespoli, poi ci sono stati interventi di Barbara Negri, che è responsabile dell'esplorazione dell'universo, insomma gente che ha dei cervelloni come gli scienziati interpretati da Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson, che sono appunto gli astronauti, stanno in una bella navicella, vanno su Marte, estraggono quello che sembrano dei piccoli batteri da un frammento del suolo di Marte e da lì nascono le magagne, perché da questo piccolo batterio prende origine una forma di vita che viene chiamata Calvin. E questo Calvin, che ha il nome un po' da ragazzino sfigato del liceo, forse per quello si arrabbia appunto, e comincia diciamo a fare un po' una strage, una caccia col topo, gatto e topo con i membri dell'equipaggio. Non sveliamo niente, perché nel film ci sono ben due plot twist fondamentali che non bisogna assolutamente rivelare, ma rimanete fino alla fine perché è tutto molto molto importante, molto scioccante, perché il film sì è un film di fantascienza, ma in realtà diventa presto un horror, un thriller, e ricorda moltissimo Alien e Gravity sembra veramente The Dark Side of Gravity, e mi fermo qui perché sarà diciamo troppo The Dark Side of Gravity. E questo non dovrebbe far altro che piacere a Cuarón e a Ridley Scott, perché in realtà per i film di fantascienza siamo ancora ben lontani dall'innovazione, perché in realtà dopo Gravity altri registi si rifanno a questo. Daniele Spinosa, che ha diretto appunto Life, ha detto che in realtà voleva parlare più degli esseri umani attraverso gli occhi di un alieno e non il contrario. Questo alieno Calvin è tutto cervello e muscolo, e questo è un problema, perché quando si è tanto intelligenti e tanto forti si diventa pericolosi. Non diciamo altro, siamo stati quindi a Londra, dicevamo, abbiamo intervistato Jack Gyllenhaal e Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds no, perché una tempesta di ghiaccio ce l'ha portato via, è rimasto a New York. Jack Gyllenhaal, che era serissimo, non aveva voglia di scherzare, nonostante fino a pochi anni fa parlasse con conigli giganti, e tra conigli giganti e animali notturni adesso parla anche con gli alieni. Abbiamo chiesto lui a Rebecca Ferguson perché nei film di fantascienza gli scienziati, che dovrebbero essere persone intelligenti, toccano sempre questi alieni, dicono oh, che carino l'alieno, ma perché? Perché? Abbiamo chiesto anche agli scienziati che hanno lavorato al film, e tutti in realtà dicono beh, ma se ti trovassi davanti a un alieno tu non vorresti toccarlo? E non lo so, cari ragazzi, non lo so se vorrei toccarlo oppure no, dipende da come gli gira. Qui poi invece all'ASI abbiamo avuto questo, che è praticamente il cibo degli astronauti. Lo apriamo qui in diretta, c'è un frullato biologico, non vedo l'ora, un riso integrale, anche questo non vedo l'ora, e cucchiaino, non si sa mai, nello spazio, cucchiaino, magari l'assaggio per dopo. Quindi insomma, un grande cast, un grande risveglio di menti, un grande risveglio di talento. È un film che sicuramente è fatto bene, è girato bene, c'è una bella fotografia, è interpretato bene, Jack Gyllenhaal ci dà alcuni dei suoi migliori urli dietro il casco, però insomma sa un po' di già visto. Nel momento in cui si vede intrattiene per bene, però all'uscita dalla sala non so quanto ce lo ricorderemo, magari è meglio rivedersi Gravity o Alien. Comunque l'appuntamento è al 23 marzo nei cinema italiani, e chissà, forse tra qualche anno anche su Marte. Speriamo non siano arrabbiati come Calvin questi alieni.